I monumenti si raccontano. Breve storia semiseria del borgo antico della città di Bari. Gli alunni della classe terza A, nell'ambito del progetto Emoticon Sud, proposto dal MIUR, attraverso l'utilizzo della programmazione neurolinguistica, ha come obiettivo la realizzazione di ciascuno come persona e come membro della società. Essi hanno voluto raccontare in modo semiserio il viaggio da loro compiuto tra le bellezze del borgo antico. Ha fatto loro da guida la professoressa Cardamone Maria Pia. Grazie per l'attenzione e buona visione. Bari, io vengo chiamata, da Iapige Oberione sono stata fondata, sul mare Adriatico sono affacciata, ho la forma di un'aquila con le ali spiegate, sulla mia testa sorge Bari vecchia, o borgo antico denominato, su di esso molti popoli hanno dimorato, italici, greci, romani, saraceni, bizantini e ancora angioini, aragonesi e chi più ne ha. Più ne metta. I baresi mi hanno salvata, il mare e il porto mi hanno appoggiato. Con l'opposta sponda ho molto commerciato e la fiera del Levante han creato. Ora custodisco, e ne sono fiera, tante bellezze che potrai ammirare se la pazienza avrai di attentamente guardare. Salve gente, sono Palazzo del Sedile. E un tempo fui la sede del Parlamento cittadino in piazza Mercantile. Un incendio mi distrusse e divenni teatro comunale. Quanti spettacoli, quante meraviglie! Ma una sera uno scricchiolio fece fuggir via tutto il pubblico mio. Addio serate, addio divertimento! Il teatro fu chiuso con grande sgomento ed io, senza essere per niente considerato, fui venduto a semplici privati. Chiamatemi Murat. Occhi azzurri e riccioli neri, per lui tutti divertimenti e niente doveri. Sin da bambino contro il papà che cercava di salvare la sua dignità. Oh mio piccolo Gioacchino Murat, questo non si fa. Purtroppo lui, giovane ed incosciente, se ne infischiava della gente. E così crebbe, divenne uomo. Amava le donne, l'eleganza ed il vino. Chiamatemi Murat, vi dirò quel che sarà. Insieme a Napoleone Bonaparte il mio regno fiorirà e quel che disse si avverò. Il regno di Napoli in un pugno afferrò, però era troppo assetato di potere, un re grandioso voleva divenire e così venne a conoscenza della realtà. Capì che Bonaparte non doveva appoggiare se un grande re voleva diventare. Visitò Bari, che in quanto a povertà non aveva rivali. Allora decise di aiutare quella città a ristabilire la propria dignità. Allargò le mura, costruì un suo piccolo regno e così divenne maturo, non era più un bambino e la gente parlava di lui come uno dei tanti eroi, un re dalle mille leggende che della vittoria portava le bende. Chiamatemi Murat. Poteva gridare ancora, sarò il vostro re. Da adesso fino alla mia ora. Saluto dei baresi ai veneziani, il grido festoso vidu a vidue fa da eco ai tre colpi di cannone sparati dal bastione del fortino. I baresi salutano i veneziani. Nel 1002 i saraceni attaccano Bari. La città è perduta, ma ecco arrivare per mare le navi veneziane. La battaglia è aspra, ma la vittoria grande. I saraceni sono cacciati, il mare Adriatico è liberato. Molti secoli sono passati, ma i baresi sono ancora grati. Nel giorno dell'ascensione salutano e ringraziano gli amici veneziani.
est tenebras spero lucem. Sorgo in via Palazzo di Città ed il mio antico portale rinascimentale custodisce le immagini di Iapige e Barione, mitici fondatori della Baresità. Onorato Zizzi, medico di buona sforza, mi volle costruire sopra ogni sforzo, ma un evento sfortunato accadde allo sfigato, una diagnosi sbagliata e addio dignità. Per questo motivo Onorato incise sulla porta il motto post tenebras spero lucem. Adesso guardo i baresi che passano di qua. Forse si recano ad ammirare il palazzo al numero 38 che si fregia di tralci e panzerotti, capitelli medievali, teste di cherubini e tanto altro ancora. Quanta arte, quanta storia, quanta gloria! Guardo attentamente e mi accorgo che in realtà essi si recano ad acquistare la specialità tipica della nostra città, la profumata focaccia sfornata dal panificio che ha sede in quel palazzo là. Iapige o Barione, per me uguali sono, diffidate dalle altre voci, son stato io a fondare Bari. Tutta la mia generazione ha capacità in architettura ed è per questo che abbiamo fama da far paura. Mio padre Dedalo costruì il grande labirinto dove imprigionò il Minotauro, metà uomo e metà mostro. Per dar libero sfogo alla mia inventiva, giunsi glorioso da Creta, nella regione ancora incompleta, per fondare la città ignota. A compimento del lavoro, arrivò nella mia terra un gruppo di giovani balcani, diretto da Barione, un giovane che diè soddisfazione e per averla ingrandita la nominò Bari. Noi siamo i mitici fondatori di questa città e siamo raffigurati negli angoli del portale da noi reso colossale. Piazza del Ferrarese. Sono la piazza più bella di Bari e di tutta Italia, magari. Sono stata costruita in epoca romana e in me conservo la via Traiana. Porto il nome di un commerciante di Ferrara venuto a Bari, città marinara e commerciale. Di questo me ne vanto, e come? Non per montarmi la testa, ma la gente viene a trovarmi per divertirsi e far festa. Se anche voi mi verrete a trovare, è sicuro, vedrete un panorama spettacolare. Eccomi, per i baresi sono la colonna infame. Ma ormai, ahimè, sto soffrendo la fame. Non ci sono più debitori insolventi, soltanto per la piazza dei cani incontinenti. Fui eretta a metà 500. Pietro da Toledo mi volle ad ogni costo per legare a me, col sedere scoperto, i bancarottieri e i falliti di ogni posto. Avrei molto da raccontare su quei poveretti legati lì, ma taccio e resto desolata qui. Ai miei piedi c'è un fiero leone, custode della giustizia che ha assistito un tempo a scene di mestizia. Oggi la storia è cambiata, non più tristezza e infamità, ma letizia e felicità. Il vanto mi rimane di sorgere in piazza mercantile, di cui i baresi van pazzi. Solo Mufarrag, padrone della Cap, che in strada della Quercia sta. Il mio splendido capo da tutti viene ammirato e la leggenda per cui appeso sta viene tramandata tra le famiglie della mia città. Ora vi racconterò la storia mia, avvenuta il giorno dell'Epifania. Tra la sera del 5 e il 6 gennaio, nelle case dei bambini la Befana va e porta dolcetti e regalini in quantità. In cambio trova tante bontà. Ma la stessa notte c'è un'altra vecchietta che, al contrario, è una cattiva streghetta. La morta Befanì è soprannominata e dai cittadini quella notte viene evitata.
Quella strega il potere di far parlare gli animali ha e fa rimanere increduli i cittadini di questa città. Un cafone scettico quella sera si spaventò perché una gatta gli parlò, rifiutando le fave che egli le donò. Ma io, muffarrag baldanzoso, per le strade della città di notte me ne vò. La morta Befani, senza sapere né A né I, mi taglia la mia bella cape che si infila nell'architrave proprio qui. Da quella notte, dicono i baresi, di vedere un giovane cavaliere che alla ricerca della sua testa va. Sì, proprio quella testa là. Eccomi qui, sono il Duomo bizantino, distrutto in passato da Guglielmo I. In me si trovano le reliquie di San Sabino. Egli era il primo patrono della città di Bari ed il suo corpo argenteo riposa nella cripta della città vecchia. Gli abitanti si affidano alla sua protezione, ricambiandolo con fede, rispetto e venerazione. Ho subito una serie di rifacimenti, ma il mio spirito sacro non è mutato. Sono la cattedrale, sono bella e scintillante e mi arrabbio quando il mio piazzale è pullulante di pargoletti che, in frotte, giocano a pallone davanti alla mia entrata e al mio rosone. Sono la famosa Bona Sforza d'Aragona. Ho trascorso una vita contrastata, ma sempre buona son restata. Ho amato la città di Bari e l'ho abbellita con risultati vari. Il castello svevo ho trasformato in dimora principesca. Quanto fermento di cavalier d'armi d'amor. Metter tutto in versi sarebbe lungo e annoierei il lettor, perciò taglio corto e dico che sposai uno degno di me. In Polonia me ne andai, ma Bari non dimenticai. Là fondai una nuova città di nome Bar. Seguii l'esempio di San Nicola, a cui ero devota. Alle ragazze povere donavo la dote per trovar marito. Per questo motivo qui son seppellita nella Basilica del Santo da tutti riverito. Non scambiatemi con quella di Micene. Io son la porta di Bari, a sorreggermi son due leoni che per coraggio han perso le zampe anteriori. Al mio fianco ci son due sarcofagi e sull'architrave figure umane ed animali, scene di battaglia, cavalieri armati e simboli del male. Ho decori classici e orientali e per i baresi sono la custode del mare. Sono San Nicola e per Bari io sono il vanto. La mia città per me si riempie d'incanto. Per i baresi io sono un emblema. Grazie a me essi risolsero un problema. In crisi erano i cittadini della capitale dei bizantini. 62 esperti marinai vestiti da pellegrini vennero a rubar, ops, a trafugar le mie ossa dalla città di Mira e nottetempo partirono per l'alto mar. Ben presto a Bari arrivarono e da me più non si staccarono. La basilica romanica mi donarono. Con me i furbi e devoti baresi videro rifiorire i loro affari, giacché i pellegrini d'ogni luogo vennero sulle mie ossa a pregar. Ancora oggi, ogni anno, il 9 maggio, la mia città si veste a festa. Luci, colori, tripudi d'ogni dove. Per la festa di San Nicola.